Super donne, benvenuti in questo allenamento live di celebrazione del compleanno di Bright & Fit avvenuto ieri. Che bello ragazzi iniziare la mattinata con voi, non vi tratterrò a lungo, si tratterà di un workout bello, intensivo, di 15 minuti dedicato a un'azione brucia grassi, di attivazione metabolica fin dal prima mattina. Naturalmente ho scelto una bella playlist in grado di celebrare questo momento importante di Bright & Fit che ieri ha spento la sua terza candelina, ma l'abbiamo spenta tutte quante insieme perché il fatto che Bright & Fit sia riuscito ad arrivare al terzo anno così grande e ricco di più di 30.000 super donne è solo grazie a voi. Per riuscire a celebrare al meglio, ieri ho lanciato una promo a 99 euro che vi consente o di prolungare il vostro attuale abbonamento di 6 mesi a un prezzo super vantaggioso, oppure di aderire a Bright & Fit, conoscere la dimensione di Bright & Fit, iniziare ad allenarvi e seguire dei consigli nutrizionali seri, di qualità, certificati da Equip Medica a soli 99 euro. Quindi avete a un prezzo irrisorio mensile accesso a tutti quanti i contenuti di Bright & Fit, avete con voi la fitness app, avete da oggi l'accesso alla Super Challenge Better Me, una challenge di mindset interamente incentrata sull'autostima e sul carisma, e naturalmente tutti gli altri contenuti e supporto 24 ore su 24. Ragazze, quindi queste sono le ultime ore di cui potete usufruire di questa promo, quindi vi lascio qui tutti quanti i riferimenti, se state guardando questa diretta su Facebook il link è qui sopra, altrimenti è qui sotto se la state guardando su YouTube. Bando alle ciance ragazze, partiamo con il super warm up e iniziamo questa giornata insieme. Andiamo di tre belle respirazioni in cui inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto, espiriamo, braccia verso il basso, butto fuori. Ancora, inspiro, braccia verso l'alto, espiro, braccia verso il basso, scarico le tensioni, inspiro, incamero ossigeno, positività, espiro, scarico. Benissimo, andiamo di dissociazioni del busto da destra verso sinistra, iniziamo ad attivare la nostra colonna vertebrale, a risvegliarla, iniziamo a dare mobilità, inspiro ed espiro, cerco di avere delle belle respirazioni profonde. Molto bene, movimenti circolari in avanti, ne facciamo 3 con le braccia e 3 indietro. Bravissime. Ancora 3 in avanti. Ok, e 3 indietro. Super bene, brave. Ok, ci allunghiamo da un lato e dall'altro lato, come se dovessimo prendere la parete opposta. Mi allungo... Ancora e stop, bei movimenti circolari con i nostri polsi, bravissime, ok, bacino a destra e bacino a sinistra, destra, sinistra, la colonna rimane ben allungata, muovo solo il bacino, ancora per 5, 4, 3, 2, 1 e stop, apertura e chiusura delle anche, apro, apro, chiudo e chiudo, mantengo l'equilibrio se contraggo bene l'addome e attivo la gamba d'appoggio, altrimenti mi avvicino alla parete e uso quest'ultima come appoggio per fare questi movimenti rotatori. Ok, sollevo il ginocchio sinistro, bei movimenti circolari, come se avessi un compasso, disegno dei cerchi a terra. Molto bene, adesso sollevo il ginocchio destro e vado di bei movimenti circolari. Fantastico, ultimo esercizio, puntiamo il piede sinistro, bei movimenti circolari col tallone, stessa cosa, puntiamo il piede destro, bei movimenti circolari col tallone. Siamo pronti ad iniziare, super workout intensivo, cardio, fat belly burn, quindi con azione mirata sull'eliminare le adiposità localizzate sulla pancia, seguite gli esercizi, vi mostrerò nel dettaglio come farli, seguite me l'esecuzione di 40 secondi, intervallo di 10 secondi e si parte subito con l'esercizio successivo. Abbiamo 15 super esercizi studiati appositamente per voi. Partiamo dal primo esercizio, recuperiamo un pesetto, vi servirà appunto un pesetto, non è obbligatorio, se non ce l'avete una bottiglietta d'acqua. Quindi bottiglietta d'acqua da mezzo litro va benissimo, da un litro se avete un po' più di forza, oppure un pesetto. Pronte pronte, impostazione? Dai che partiamo col primo esercizio che è proprio lo squat dumbbell passes. Pronte? Partenza! Via! Come funziona?
Una mano parte dal basso, si solleva quando distendiamo le gambe e poi ritorna giù. L'addome rimane contratto, facciamo dei bei piegamenti, i piedi sono alle 10:10. Sentiamo lavorare i glutei, come distendiamo le gambe, contraiamo bene i nostri glutei. Squeeze your glutes. Cerco di accelerare in misura in cui divento confident col movimento, ok? Andiamo. E vado. E stop. Prossimo esercizio. Andiamo di criss cross più fit touch. Quindi apro, chiudo le gambe due volte, tocco un piede, tocco l'altro. Pronte? Partenza e via. Open, close, open, close. Mi preparo, tocco un piede, tocco l'altro. Se non posso saltare, passo, 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 tocco, tocco. Altrimenti, open, close, open, close, open, tocco, tocco. Se non posso saltare, open, 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 tocco, tocco. Vado. Tocco, tocco. Cerco di essere bella dinamica e veloce. Bravissime. E vado. Andiamo. Una bella attivazione al metabolismo. Stop. Terzo esercizio. Lunge più twist. Prendiamo un pesetto e andiamo di affondo posteriore e ci giriamo dal lato della gamba flessa anteriore. Ok? Pronte? Partenza. Via. Porto indietro la gamba sinistra. Mi giro verso destra. E torno. Scendo. Mi giro. E torno. L'addome rimane contratto. Non sollevo le spalle. Bravissime. Formo due angoli retti con le ginocchia. E vado. Cerco di mantenere un buon ritmo. Ego. Sento lavorare bene le gambe, l'addome quando andiamo in twist. Bravissime. Ancora. E stop. Perfetto ragazze, quarto esercizio, ci mettiamo sdraiate e andiamo di star crunch più crucifix, quindi ci chiudiamo prima verso una gamba, poi verso l'altra e poi ci chiudiamo a panino. Non vi preoccupate perché vi guido come sempre io. Pronte? Partenza e si va. Mi chiudo, torno giù, mi chiudo sollevando l'altra gamba e entrambe al petto e scendo giù. Se avete difficoltà a fare questo movimento, mi fate un crunch, ok? Questo è un livello più facile, fare solo crunch. Altrimenti, go! Vado! Salgo. Entrambe e scendo. Ancora. E go. E stop! Prossimo esercizio, beginner in and out. Quindi ci mettiamo in quadrupedia, allontaniamo e avviciniamo i piedi rispetto alle mani. Ok? Pronte? Dai, veloci, veloci, via! Al fine di rendere un circuito ad alta intensità è fondamentale ridurre quanto più possibile i tempi di recupero da un esercizio all'altro. Ecco perché vi incito sempre a fare quanto più veloce possibile. Naturalmente seguite i vostri ritmi. Se ci mettete un po' di più, non è un problema. Non siamo qui per fare gli esercizi esattamente come li fa Alice o come sono consigliati dalla scheda. Siamo qui per dare il meglio che noi possiamo. E go, avvicina, allontana i piedi. Forza. E stop. Ci mettiamo di nuovo supine, quindi sdraiate. E andiamo di bicycle crunch, quindi sdraiate, mani dietro la nuca e avviciniamo il gomito al ginocchio opposto. Al mio via, pronte, partenza e via. E vado. Butto fuori l'aria come avvicino il gomito al ginocchio opposto. E vado. Inspiro ed espiro. Ego. Cerco di accelerare il movimento.
E vado. Ancora, forza, forza, campionesse. Gli ultimi secondi e ci siamo. E stop, benissimo. Silent burpee più knee to chest. Ci mettiamo in piedi, in cima al tappetino. Seguite me nel movimento. Pronte? Bel respirone, dai che facciamo un capolavoro questa mattina, bello intenso. E go. Braccia verso l'alto, mani a terra, un piede indietro, l'altro piede indietro, un ginocchio al petto, l'altro ginocchio al petto e risalgo srotolando la mia colonna e ripeto. Ginocchio al petto, ginocchio al petto, avvicino e srotolo. E vado. Ginocchio al petto e salgo. Ancora, belle dinamiche, veloci. Forza! Perfetto! Ancora! Ginocchio, ginocchio, salgo e stop! Prossimo esercizio, recuperiamo i nostri pesetti e andremo di boxing più schivata. Quindi pugno, pugno, schivo con la schiena dritta, schivo. Cerco di essere bella veloce in questo movimento. Pronti? Partenza! Ego, 1, 2, schivo, schivo, 1, 2, schivo, schivo, 1, 2, schivo, schivo, 1, 2, vado, vado ancora più veloce, dai. Ego, ancora. Schiena rimane ben dritta nel piegamento. Ancora. Ancora. E stop. Prossimo esercizio. Half sit up. Quindi ci mettiamo supine. Ok. E ci tiriamo su. Non completamente. E torniamo giù. Facciamo un mezzo sit up. In modo tale da mantenere sempre bene in contrazione l'addome. Quindi non mi sollevo fino a qui, non è un full sit up, ma arrivo fino a qui, lascio l'addome in contrazione e scendo bene giù, ok? Non salgo completamente. Pronte? Partenza e si va. Salgo, non del tutto, scendo. Controllo bene il movimento, sentite come lavora bene l'addome. Scolpiamo questa tartaruga. Dopo il workout di oggi, il grasso, quando c'è, va via urlando. Andiamo, dai. Scendo. Salgo. Scendo. Salgo. Ancora. Risalgo. Go. E stop, fantastico, prossimo esercizio side plank crunch, quindi ci mettiamo sul lato, chiudo e apro, ok? Side plank crunch, da un lato e poi dall'altro, pronte, partenza, via, una mano dietro la nuca, mi chiudo lateralmente, questo ci permette di lavorare sui nostri fianchi, ma anche sulle nostre gambe, sui nostri glutei, perché sentirete un lavoro anche da parte della gamba d'appoggio. Inspiro ed espiro. Ancora. E vado. Inspiro ed espiro. E go. E vado. Ancora gli ultimi secondi. E ci siamo, stop, stessa cosa dall'altro lato, mi giro, mi metto in posizione e go, avvicino, allontano e vado, quando avvicino il gomito al ginocchio butto bene fuori l'aria e vado, allungo e ci siamo, forza! Stiamo facendo un capolavoro. Avvicino, allontano, butto fuori l'aria gli ultimi secondi
Dai, regalatemi gli ultimi 8 secondi. Ancora. Again. E stop, perfetto. Arm leg lift. Prima col braccio destro, gamba sinistra e poi viceversa. Cosa significa? Allungo il braccio destro, gamba sinistra, vado in crunch, ritorno, sfioro il pavimento, rifaccio il crunch e ritorno. Ok? Questo è il nostro bellissimo lavoro addominale di braccia e di gambe. Pronti? Partenza, via. Allungo, crunch, se riesco non tocco per terra, riallungo, brave. Spingo bene l'ombelico verso la colonna vertebrale. Avvicino il gomito al ginocchio, non poggio la mano per terra e distendo. E vado. Sembra un esercizio innocente che assolutamente non lo è. Ragazzi, fare un lavoro focalizzato come quello di questa mattina, di 15 minuti, ma super intensivi, ben fatti, è quello che vi ripaga di più nel tempo. Quindi non servono workout di ore, servono workout ben fatti. Ok, stessa cosa dall'altro lato. Pronte? E ci siamo. Go. Allungo. Avvicino. Se riesco, non poggio mai per terra il braccio e la gamba. La mano destra all'altezza della spalla. Avvicino e allontano. Sentite come lavorano bene i glutei, l'addome, le mie braccia, le gambe. Avvicino, allontano. Ancora, gli ultimi secondi. Again, e stop, fantastico ragazze. Penultimo esercizio. Dobbiamo fare i side presses. Quindi tocchiamo per terra, facciamo un saltello fino all'altra parte del tappetino e ripetiamo dall'altro lato. Ok? Pronte? Partenza. Via, quindi tocco terra, salto, salto, passo e rivado. Prendo il ritmo e vado. Schiena ben dritta. Ancora. E scendo. E vado. Schiena dritta, rimango bella dinamica. E go. E vado, tocco a terra. Saltello e stop. Ultimo esercizio. Plank shoulder to knee touch. Cosa significa? Ci mettiamo in posizione di elevated plank, tocchiamo le spalle, poi tocchiamo le ginocchia se ce la facciamo, altrimenti ci tocchiamo i fianchi. Vi faccio vedere comunque entrambe le alternative. Pronte? Dai, l'ultimo esercizio e ci siamo. E go. Tocco una spalla, tocco l'altra, tocco un ginocchio, tocco l'altro. Se non riesco a toccare le ginocchia, mi tocco i fianchi. È solo questione di robustire bene il nostro core. Lo sguardo va verso il tappetino. Quando tocco le ginocchia contraggo bene l'addome. Non vi preoccupate se non riuscite, perché è un esercizio avanzato, ok? Quindi in alternativa tocchiamo un fianco, tocchiamo l'altro, tutto quanto arriva nel fitness, quindi non bisogna mai scoraggiarsi, perché è solo l'inizio di un percorso di miglioramenti incredibili. E stop! Ragazze, davvero congratulazioni! Avete completato il circuito Fat Burn del compleanno di Brighton Fit. Davvero congratulazioni! Super complimenti! Abbiamo iniziato la mattinata al meglio. Questo è un esempio dei workout di Brighton Fit, facili, veloci e efficaci, che potete eseguire con un tappetino e una bottiglia d'acqua senza costosi attrezzi. Un esempio di quanto sia importante allenarsi di qualità e non di quantità. Spero che vi sia piaciuto, mi raccomando, scrivete i vostri feedback all'interno del gruppo Facebook Brighton Fit Community. Se non siete ancora registrate, registratevi. Vi ricordo che potete ancora in queste ore usufruire della promo esclusiva
che vi dà accesso a tutti quanti i contenuti di Bright & Fit, quindi consigli nutrizionali personalizzati sulla base del vostro metabolismo basale e naturalmente suddivisi in base agli obiettivi che si vogliono ottenere, percorsi di allenamento intensivi, facili e veloci come questo che seguite comodamente dal vostro smartphone, dalla vostra smart TV piuttosto che dal vostro laptop. Tutto facile da seguire, suddiviso anche in challenge, trovate dei percorsi intensivi di 21 giorni per diversi obiettivi, dal percorso per riattivare il metabolismo, il percorso per i glutei, il percorso per l'addome, veramente avete una vastità di percorsi, congiuntamente a un percorso che viene seguito da me, quindi ci vediamo ogni settimana live per fare un punto della situazione, quindi non siete mai lasciate sole. Da oggi all'interno della sezione Mindset, perché Bright & Fit si compone anche della sezione Mindset, c'è una nuovissima challenge, ovvero un percorso di videocorsi di 5 minuti al giorno dedicato all'autostima e al carisma, quindi un percorso per riuscire a trasformarvi nella migliore versione di voi stesse in soli 14 giorni. Il link di questa promozione attiva solo per queste ore è sopra questa diretta se la state guardando su Facebook oppure qui sotto se la state guardando su YouTube. Forza Superdonna, andiamo solo in una fase di stretching e poi vi lascio la vostra super giornata. Andiamo con tre belle respirazioni, braccio verso l'alto, inspiro, braccio verso il basso e espiro. Ancora, inspiro, incamero bene l'ossigeno, espiro, butto bene fuori l'aria. Ancora una volta, inspiro, espiro, butto fuori l'aria. Testa destra, porto l'orecchio destro verso la spalla, a sinistra. Spalla sinistra allungata davanti a me. E spalla destra. Dissociazione a destra, il bacino rimane frontale, le spalle vanno verso destra. Inspiro ed espiro profondamente, sento che il battito cardiaco rallenta. Stessa cosa dall'altro lato. Molto bene, ci mettiamo a terra, andiamo nella posizione della pinza, le gambe sono ben distese, non fletto le ginocchia, vado in avanti fin dove riesco. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Ok, divarico bene le gambe e vado in avanti fin dove posso, con l'intenzione di poggiare il mento al pavimento. Quindi vado, non fletto le ginocchia, vado fin dove riesco, ascolto il mio corpo, posso essere più contratta, meno contratta. Il segreto sta nel lavorare quotidianamente anche con lo stretching. A questo riguardo avete anche una sezione bootcamp di ogni settimana, ogni mercoledì facciamo power yoga insieme e questo è incluso all'interno del programma. Ok, cerco di andare oltre, allungo, distendo, ritorno al centro, posizione della farfalla, avvicino il pube al tallone, mani dietro all'altezza dei glutei, spingo le ginocchia verso il basso, mantengo, spingo bene, allungo e stop. Ragazze, ultima pratica per concludere al massimo questa esercitazione insieme. Chiudiamo gli occhi, ci rilassiamo, pensiamo almeno a tre motivazioni per essere grate per quello che abbiamo appena fatto, per come abbiamo iniziato la giornata insieme, così da riempirci di mood positivo, ricaricarci per questa nuova giornata. Chiudiamo gli occhi, ci rilassiamo e troviamo almeno tre motivazioni per essere grate per questo nuovo inizio. Molto bene, riapriamo gli occhi, riprendiamo la mobilità delle spalle, delle dita, dei polsi, lentamente ci giriamo da un lato, srotoliamo le nostre vertebre e ci facciamo un grandissimo applauso, davvero complimenti super donne, bravissime, sono veramente contenta di aver iniziato questa giornata in un modo così energico e positivo. Spero che vi sia piaciuto, qualsiasi dubbio, domanda, curiosità ci potete scrivere su info@riceveglio.com. Vi mando un super bacio e vi auguro una fantastica giornata. A prestissimo, ciao!